Amici belli, amici cari dello svapo, come va? Tutto a posto? Qua è tutto a posto, quasi tutto a posto, non proprio tutto a posto. Perché? Perché brevemente, prima di farvi questa sorta di prova del Kaifun Plus, del Kaifun Light Plus, che è appena arrivato stamattina, devo fare giustamente una piccolissima, brevissima, come dire, cappella a quello che sarà la nostra chiacchierata. Oggi è successa una cosa veramente spiacevolissima, perché il caro amico Nello Paolillo, Nello vi ricorderete, ve ne ho parlato qualche volta, l'ho salutato mesi addietro, a novembre gli preparai un po' di liquido, un po' di natti Morning Rain che mi aveva chiesto, gli preparai il liquido a zero, mi feci prestare da mio fratello in fretta e furia un po' di base a zero di nicotina, perché Nello svapa a zero. Nello è un amico svapatore un po' più giovane di me, che si trova a Pompei, Salerno, insomma Pompei, non ha già capito, ma pare a Pompei però. Comunque è una, come dire, è un utente di Svapo Italia, adesso di Monk, Svapo Monkey, questo gruppo chiuso che ha creato il carissimo amico Alessio Svaporesta. Niente, ieri sera hanno fatto una chat, io non ho avuto modo di collegarmi, però me la sono poi vista nella nottata, nella mattinata veramente, e avevo visto insomma che c'era anche Nello. Stamattina, nella tarda mattinata, quando sono tornato dal giro di spesa del sabato mattina, mi sono dilettato insomma a sfotticchiare, a scherzare un pochettino sulla pagina Facebook del gruppo. È successo lì di Dì, sappiate col Nello, non ha capito che io stessi scherzando, ma era assurdo, perché logicamente quando si mettono, insomma, è vero che probabilmente se qualcuno non gradisce è normale che bisogna astenersi dallo scherzare, no? Però di Canello, siamo paesani, ci conosciamo. Pochi giorni fa mi hai scritto, insomma, mi hai detto partecipiamo alla chat, pariamo un po', è un modo di dire nostro, partenopea, no? Pariamo vuol dire scherziamo, giochiamo, ci si diverte, no? Il pariare, beh, io voglio pariare con te e tu non puoi pariare con me. Nel senso che, ma ti pare che le mie parole, il mio dire, Nello Paolillo era l'unico che stonava nella chat, se non avessi avuto un approccio simpatico nei due confronti, un approccio cordiale, mi sarei permesso, cioè se, quanto mai mi dovesse risultare poco simpatico o dovessi ritenere che qualcuno, prima di tutto non è mio costume, non è mio modo andare ad additare le persone per capaci o non capaci, perché non sono certamente io colui praticamente che deve fare, che deve compiere questa sorta di controllo, questa sorta di giudizio. Ma ripeto, insomma, non è mio costume, non è mio modo, non è mio. Ma stiamo pazziando. Tanto fare che pensavo ad uno scherzo, per un attimo ho pensato, perché sono rimasto basito, ma non è possibile. Ho pensato ad una, come dire, una cosa simpatica che avessero ardito, diciamo così, nei miei confronti lo stesso Alessio con Nello. Speravo che fosse così, non è così. Nello si è pigliato Goldor, mi dispiace Nello, mi scuso, io non te le fa pigliare Goldor, figurati, sai bene, cioè voglio dire, se io a novembre non ti conoscevo, ok? E comunque, anche non conoscendoti, mi sono subito prodigato, ti sono venuto incontro, ci siamo incontrati per la prima volta, un incontro fugace, in cui io ti ho consegnato, ti ho omaggiato, ricordati questo, ti ho omaggiato senza conoscerti, di una boccetta di 30 ml, una sciocchezza oggi, di 30 ml, ma per omaggiarti di questa boccettina mi sono dovuto comunque, mi sono preoccupato, e ci sono a testimonianza di questo nostro scambio, le nostre chiacchierate che abbiamo fatto su WhatsApp, no? Quella che ha preceduto il nostro incontro. Ripeto, insomma, se io per una persona che non conosco, comunque mi prodigo, me lo grava,
ti porto un liquido, mi metto a disposizione. Ti ho citato più volte nei miei video, tu mi commentavi le cose, ti ho dato dei suggerimenti, ti ho detto mettici un Teflon quando ti perdevo, non mi ricordo che cosa, penso un Protein che ti perdesse, avete le perdite, quindi ho suggerito, e tu mi hai ringraziato, ma questo è per citarne una, insomma. E oggi mi metto a scherzare, mi metto a dire palesemente scherzare, perché poi l'ho detto tra l'altro, quando metti un ha ha ha, aggiunto a un stai scherzando, se non è gradito, voglio dire, ci si astiene. Però, insomma, da qua, insomma, a prendersela, voglio dire, insomma, Nello, ma io ti ho anche poi chiamato in soccorso, dico, Nello, intervieni, cioè, fammi capire, ma sei tu, non sei tu, dico, forse c'è un'altra persona, forse è un altro individuo, insomma, veramente sono rimasto fuori dai panni, come si dice, ti volevo anche telefonare, perché ho il tuo numero, ci siamo scambiati dei messaggi, ripeto, nell'occasione in cui ti ho omaggiato del liquido. E non mi sembra, insomma, il caso di prendersela, di pigliarsi collere, non mi nominare più, no? Io ti posso anche non nominare più, ma la cosa mi dispiacerebbe alquanto, voglio dire, cioè, ripeto, se ti sei preso collera, sono io il primo a dire, a scusarmi, a dire, insomma, probabilmente non era il caso che io mi permettessi di scherzare, però voglio dire, Nello, stai sereno, non dà via. Insomma, avevi così stima di me, sei un grande, sei questo, sei quello, quando insomma le cose andavano bene, appena hai avuto il sentore in cui, ma ti pare possibile che poi io, seppure per assurdo, avessi avuto qualcosa da dire nei tuoi confronti, o dicevo praticamente o scrivevo, ma me lo tenevo per me, non l'avrei esposta, anzi, laddove ti ho chiamato in gioco è perché ritengo che tu possa essere, ma l'ho anche scritto, il mio amicone, il mio, sicuramente, ma quale amicone, ma che, vabbè, ripeto, speravo tanto che fosse, come dire, il contrario, cioè che voi prendeste in giro me. Invece, evidentemente, io nello scherzare non sono stato capito, sicuramente non sono stato capito, ma ripeto, faccio ammenda, alzo le mani, per carità, ci mancherebbe. Veniamo a noi. Cari amici, stamattina il grande Svavo Bar, ieri ho ordinato, stamattina c'era da Avellino. Ho voluto prendere, avendo sperimentato, insomma, il Kaifun 3.1 originale, beh, originale, il Kai 3.1, clone di Fastage, funziona bene, mi dà soddisfazione, e visto che Svapo Bar ha rimesso in commercio il Light Plus, ho detto, mo, è il caso di prenderlo, perché la cifra effettivamente 75 euro, mi sembra, insomma, che si possono spendere. Ho riscontrato tra i due, insomma, che non vi è poi questa grandissima differenza, l'hanno clonato proprio buono 3.1, sinceramente. Perché se non ci fosse, insomma, questo minimo di conoscenza, del fatto di sapere che esistono i cloni, se non l'avessi acquistato io stesso sul sito Fastweb, se non avessi atteso 2 mesi e passa per averlo, oggi come oggi, a metterli a confronto, io direi che effettivamente il SIQ Plus, perché il Lite manca di questa parte inferiore, no? Che nel 3.1 è più grande, porta questa valvola di ricarico, che io non ho utilizzato in questo, perché questo qua io lo ricarico dall'alto, poi ribalto e serro questa ghiera per tenerla. Ripeto, insomma, come materiali, come, io non sono certamente un esperto, non sono tecnico, però averli tra le mani entrambi, insomma, come peso, come filettature, come resa, poi no, la resa dipende sempre da come si rigenera, qua non vi è dubbio alcuno. La resa dipende fortemente da che tipo di wick, che tipo di filo resistivo utilizziamo, però entrambi, logicamente, essendo la stessa tipologia, perché all'interno sono proprio uguali, sono facilissimi da rigenerare, a differenza, insomma, dei Protein, del Magoo, ma non solo per il discorso res, no res, è proprio, io trovo enormemente facile rigenerare il Kaifu. Resistenza adesso 8 cm di wick. Ho usato la wick da 2 perché mi sono approvvigionato anche di wick da 2, perché avevo solo la 2,5, la 3, non c'avevo la 2. Con filo Cantal 0,20. All'interno un attimo in re, ci mancherebbe pure. E il provare, però, una cosa strana, perché ho fatto una resistenza un po' altina, qua è 2,1. Invece sull'altro, voglio dire sempre l'originale, volevo dire il grande, il 3,1. Sull'altro fate una resistenza di 1,7, ma non mi ricordo. Però là c'è un fruttato, qua invece c'è là. Mi piacciono i Kaifu. I Kaifu mi piacciono perché hanno questo vapore, la temperatura del vapore
è più vicino al mio, alla mia idea, al mio gusto, a quello che io sono abituato con i protein, che sono dei bottom coil con un vapore effettivamente tiepido, non troppo caldo. Invece il Magum mi ricordo che aveva un vapore caldo, per me il Magum non era capace di rigenerare, ma non era capace, però proviamo. Forse per il tipo di resistenza che ho fatto, avevo un po' di fretta, perdona, ho fatto un po' di fretta questa resistenza e effettivamente mi sono reso conto che evidentemente non è venuta proprio ad arte. Non è venuta ad arte perché se porto il provare a una tensione, a un voltaggio alto, c'è un vapore troppo caldo, mentre invece sul clone del 3.1 riesco a spingere intorno ai 4.6, 4.8, che per me, per come io svapo, già sono voltaggi molto alti. Io considero che col ProTank sono intorno ai 3.2, 3.4. Questo mi sono ultimamente, faccio la resistenza da 1.8 e svapo a 3.2, 3.4 volts. Con il Kaifun invece, la resistenza, ma non mi ricordo se è 1.8 pure questa qua, 1.8, 1.7, 1.8, questa qua. Arrivo a 4,6. Il vapore comunque è tiepido, non è bollente, quindi mi va bene. Appena avverto che è un po' troppo caldo, scendo di voltaggio. E invece qua ho fatto una resistenza di 2,1. Pensavo di spingerla ancora di più. Allora sono partito con 4,2, 4,4. Troppo caldo il vapore. E allora sono sceso. Adesso sto intorno ai 3,4 come volts. Avevo sempre letto che, a differenza del Magu, il Kaifun restituiva un vapore più freddo, appunto, un hit maggiore, a discapito dell'aroma. Invece io, devo dire, sono soddisfatto prima di tutto della c'entra appieno quello che avevo sempre letto, insomma, sui Kaifun, è che il vapore, per fortuna, insomma, è un vapore non troppo caldo, quindi va benissimo per il mio palato. Ma l'aroma, voi mi direte, cioè, tu non hai mai rigenerato bene il Magu, non puoi fare il raffronto. È vero, alzo le mani su questo. Però i Protenk, che hanno un ottimo aroma, sono dei, forse non si potrebbero paragonare. Effettivamente questo è un rigenerabile vero e proprio, quelli sono dei prodotti che hanno delle teste sostituibili e sono prodotti low cost. Io li rigenero effettivamente e ne sono soddisfatto, ma effettivamente non li dovrei paragonare. Però ripeto, io utilizzo quelli, quindi tra quelli e questi mi sono affacciato adesso, insomma, finalmente ho tra le mani un clone del Kaifun di Svoemest e un originale Kaifun Light Plus, e ripeto, per me l'aroma è gradevole. Adesso ho alzato un po' il voltaggio, sono a 3,6. Sfiammando per bene la wick e il filo resistivo, devo dire, insomma, non ho più saporacci, non ho più quel sentore, la wick che sentivo quando svapavo col Magù. Ma ripeto, sono convinto del fatto che non avendo tutte queste attenzioni, queste accortezze che oggi utilizzo grazie agli amici Alessio Svaporesta, Svapatos, lo stesso Don Camillo, insomma, ma tutti gli amici che io ascolto, che io seguo, che io vedo su YouTube, sul canale, la pagina Facebook Svap Italia, Svapo Monkey Svapo, una cosa del genere, insomma. Questo nuovo gruppo nel quale mi hanno accolto, grazie ad Alessio, insomma, che è sicuramente lui che lo gestisce.
ripeto, sono veramente soddisfatto, sono veramente contento. Questo l'ho caricato nella maniera più consona, cioè c'ha una vitina nella parte inferiore, l'ho caricato con la boccettina, questa con ago superiore, è andato benissimo, non ci sono perdite al momento. C'è la regolazione dell'aria, che è una prerogativa del Plus, del Light Plus. Evidentemente per regolare l'aria bisogna smontarlo dal provare e serrare la vitina, ma al momento mi sembra che vada bene. Sono fortunato. Amici, per il momento questo è tutto. Ripeto, insomma, saluto il caro amico Nello, se si vuole, insomma, fare capace, se si vuole rendere conto come dire, dell'inconveniente, della gaffa, se volete, insomma, che io ho commesso. Ma, ripeto, insomma, sono veramente, devono essere solamente sciocchezze, ci mancherebbe, per carità. Saluti a tutti, buona serata, alla prossima, ciao.